Uomini e donne, proposta di matrimonio a Camilla Mangiapelo da parte di Riccardo Gismondi. Riccardo Gismondi è stato uno dei quattro tronisti che ha approdato a Uomini e Donne nella stagione 2016, insieme a Clarissa Marchese, Claudio D'Angelo e Claudio Sona per il trono gay. Gismondi, fin da subito, ha proiettato il suo interesse nei confronti della corteggiatrice torinese Martina Lucchena. Riccardo, per dimostrare alla corteggiatrice torinese che da parte sua non vi era indifferenza, ha persino regalato al fratello un set ed un corso da barman. La Lucchena, così, ha creduto fin dall'inizio di essere la preferita del tronista. Il romano spesso ha accusato Martina di aver assunto l'atteggiamento di una moglie gelosa. La Lucchena ha iniziato a perdere le sue certezze quando dalle scale di Uomini e Donne è scesa Camilla Mangiapelo. Se da un lato il tronista era attratto dalla parte matura di Martina, dall'altra era preso dalla parte leggera e spensierata di Camilla. Il cestista, ad un certo punto del percorso a Uomini e Donne, si è ritrovato spesso e volentieri ad uscire dietro le quinte del programma per cercare di tranquillizzare le corteggiatrici imbizzarrite. Riccardo, alla fine del percorso, ha baciato entrambe le ragazze e questo particolare ha destabilizzato le corteggiatrici, che molto probabilmente pensavano già di essere la sua scelta. Il tronista, a causa della sua giovane età, non è riuscito a controllare la situazione ed ha permesso che si creasse tra lui e le due ragazze una frattura insanabile. Gismondi ha deluso le aspettative dei fans di Uomini e Donne Trono Classico, non tanto perché ha scelto la Mangiapelo al posto della Lucchena, ma per la maniera nella quale si è svolta la scelta. Come ben sapete, Martina è uscita dagli studi perché si è resa conto che il tronista non aveva occhi più per lei, ma per la biondina. Maria De Filippi, ormai stufa di questo andirivieni dal backstage delle ragazze, ha in maniera galante intimato a Riccardo di fare una scelta. Ed è così che Gismondi ha optato per l'unica ragazza che era rimasta in studio, Camilla Mangiapelo. Profumo di fiori d'arancio per Riccardo e Camilla. A distanza di quasi due mesi dalla scelta, Riccardo Gismondi, in un'intervista al settimanale di Più TV, rivela dei particolari importanti sulla sua vita privata insieme a Camilla. Il tronista riferisce che dopo la scelta, dietro le quinte, lui e la Mangiapelo hanno iniziato a parlare di matrimonio, figli ed una casa tutta loro. Riccardo ha chiesto così di punto in bianco a Camilla di diventare sua moglie. Il cestista riferisce ai microfoni che un amore così forte non l'ha mai provato e addirittura non credeva potesse neanche esistere un sentimento del genere. Il romano sostiene di aver trovato, grazie a Uomini e Donne, una ragazza in grado di completarlo in tutto, ma soprattutto una persona capace di dare un senso alle sue giornate. I due neo-fidanzatini sono immediatamente andati a convivere nella casa donata dai genitori di Camilla a Roma. Gismondi, inoltre, rivela di voler cercare insieme alla sua fidanzata un nuovo nido d'amore, la casa dei sogni. Il cestista, inoltre, chiarisce anche la questione lavoro, riferendo che per poter partecipare a Uomini e Donne ha dovuto prendersi un po' di pausa, ma che l'estate prossima ricomincerà a giocare a basket, consapevole del fatto che sarà più forte, sapendo che avrà sugli spalti una tifosa come Camilla Mangiapelo. Dunque, non ci resta che attendere di conoscere la data del matrimonio, ma ancor prima di vedere la puntata del loro dopo scelta. Credete davvero che Riccardo Gismondi si sposerà con Camilla Mangiapelo? Oppure una maniera per non spegnere l'attenzione da parte dei fans sulla coppia? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.